l'amico mio. Ecco alcuni utili attrezzi per il fai da te che troverai da Aldi a partire da giovedì 14 marzo. Iniziamo con una scopa toggiera ragnatele col manico telescopico allungabile, costa 13 euro. Beh, non è male perché è molto utile. Poi passiamo a una cosa molto più utile, a 80 euro un tosaerba ricaricabile. Ecco, costa 80 euro, però in questa settimana puoi usare, se spendi come in questo caso più di 50 euro, un buono sconto da 10 euro. Quindi verrebbe a costare 70 euro. Ecco, secondo me è molto utile perché è adatto per giardini fino a 200 metri quadrati e ha un raggio di taglio di 34 centimetri. Onestamente, io lo comprerò perché 70 euro non si trova. Poi ci sono le cesoie da giardino a 5 euro. Queste veramente costano poco. C'è sia la cesoia classica che quella a cricchetto. Io consiglio quella cricchetto perché ovviamente ho sia la classica sia quella cricchetto, ma con quella cricchetto si riescono a tagliare dei rami molto molto più grossi. Quindi a 5 euro consiglio quella. Io onestamente l'ho pagata di più, anche se un pochino migliore di questa, anche se anche questa alla sicura ha una buona molla, eccetera. Poi c'è la recinzione a 8 euro, una recinzione metallica. Ecco, se ti serve, ad esempio, se hai degli animali che non vuoi far andare a raspare nell'orto o nel giardino, ovviamente può servire. Poi abbiamo delle scope a 9 euro, 7 euro, scusami. Ecco, sono le classiche scope da giardino col manico allungabile. Sono piuttosto pesanti perché servono per spingere le foglie, si usano spingendo le foglie. Ecco, è più utile un soffiatore a batteria, però insomma, se vuoi essere ancora più ecologico, perché in qualche modo l'energia bisogna produrre, c'è la scopa muscolare, questa indubbiamente va bene. Poi abbiamo i teli multiuso a 10 euro. Sono quei teli di plastica occhiellati molto grossi, ci sono in vari colori, nero, blu e verde scuro. Verde scuro è forse il più classico. Poi a 4 euro il telo protettivo da giardino. È un telo piuttosto grosso che tra l'altro puoi usare volendo anche quando imbianchi al posto di quei teli molto sottili che vendono di solito dai cinesi e in altri posti così. O anche a Leroy Merlin, eccetera, ma che sono onestamente troppo sottili. Poi abbiamo questa pianta molto interessante. Ha un nome quasi impronunciabile, però costa 9 euro col vaso e onestamente, secondo me, li vale.